Stasera, 16 dicembre 2020, guardare dove sono. Là di fronte c'è un ponte dove passa il treno che va Milano-Porta Garibaldi facendo la via Molteno. È passato poco tempo fa. Lo volevo riprendere, ma comunque è bello da riprendere questo bel paesaggio del fiume Adda, che entra nella sponda lecchese del lago di Como. Qui è la sponda decantata da Alessandro Manzoni, proprio dove sono adesso con queste belle barche. Io mi trovo qui a fare un bel picnic in questa zona dove non passano automobili, dove è rimasto tutto come allora. Ecco qua. Si vedono le reti decantate, parlate nei Promessi Sposi. Io mi trovo in questo luogo, sembra lontano dal mondo, in realtà sono in una città chiamata Lecco, fa provincia da diversi anni e devo dire che oggi è stata una cosa inaspettata trovarsi in questo luogo dopo tantissimi anni, guardare le barche, le reti, i lavori che c'erano una volta manovali. Io mi ritrovo in questo luogo a meditare, a pensare del passato, il passato che vive ancora adesso nel presente, in certi lavori dove tutto è mano d'opera, tutto è l'atto pratico delle mani, non computer. Io devo dire che una volta era un bel vivere, mi piaceva. Sono entrato, sto andando, sono entrato nella Piazza del Pesce. Ecco, qua era la Piazza del Pesce dove una volta vendevano il pesce quando lo ricavavano dal fiume Adda. Ecco qua, quando pescavano, allora era un bel vivere, guardare le luci ancora dell'epoca passata. Io mi cammino attraverso questa nuova pista ciclabile che anni indietro non c'era e guardo il fluire del fiume Adda, la percorrenza di questo fiume che si vede tuttora nell'inverno di un'epoca che sembra appunto di secoli fa. Guardare qua le case di una volta, come erano fatte. Qui sì che era un bel vivere, tranquillo, senza il senso del caotico dell'automobile. Guardare il cambiamento delle stagioni, qui si notava l'evolversi dell'essere umano in rapporto al senso naturalistico, dove tutto primeggiava il lavoro, l'amore per dove si è nati, invece al giorno d'oggi è un continuo fluire. Da un posto all'altro, da un luogo all'altro, come Aldo che cambia sempre, come si può paragonare ai pinguini che sono i migratori, cambiano sempre cose. Qui devo dire che è la zona Pescarenico, vecchio nucleo, di Lecco. Guardare com'è bello qua e mi incammino nel mio dolce vivere, in questo senso che mi può dare pace, sentire il cinguettio ancora degli uccelli alle ore 5. Ogni tanto arriva qualche macchina a disturbare la quiete, ma l'importante è che ci siano a vedere davanti ai miei occhi queste belle barche che posteggiano ora in senso di riposo, come per dire il tempo è passato. Io riposo nell'eternità per dire, oggi il lavoro è tutt'altro genere, ma basta un silenzio così in assoluto per arrivare una storia del passato. Aldo, là si vede in cima il Resegone, sono la provincia di Lecco.